Salmo 138, versetto 3. Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Che bello poter vedere un piccolo bimbo e metterlo vicino a una porta e fare un segno con una matita. E poi dopo un mese rifarlo e vedere questo bimbo, questa bimba, come crescono, come si sviluppano, come si formano nell'esteriore, nell'interiore, nel parlare. Gesù, parlando nella parabola, diceva proprio: stolto, la tua anima ti sarà ridomandata, del resto cosa ne sarà? La nostra anima, se fosse come quei due ragazzini vicino a una porta, se noi prendiamo la nostra anima e la confrontiamo con l'altezza perfetta di Cristo, sta crescendo, si sta sviluppando. Gridiamo tante volte al Signore, gli chiediamo tante cose, ma la nostra anima sta acquistando la sua forma, la sua sembianza, il suo carattere. Sta imparando da Lui, sta crescendo di forza. Quest'oggi la nostra riflessione è proprio questa. La nostra anima davanti al Signore si sta sviluppando. Perché se quei bimbi rimanessero fermi, li porteremo immediatamente da un dottore, ci sarebbe qualcosa che non va. Non permettiamo alla cosa più importante che abbiamo e che ha conosciuto l'Eterno di poter essere ferma. Custodiamola nelle sue mani, lavoriamola, permettiamo a Lui di lavorarla affinché possa diventare un'anima forte per servire Dio. Il Signore ci benedica.